Oggi parleremo di cosa avete bisogno per lavorare a bordo, quali sono le competenze più importanti da avere e quale formazione è richiesta per lavorare su una nave da crociera. Prima di decidere quale formazione è necessaria per essere assunti per un lavoro in crociera, dovete comprendere i requisiti richiesti nella posizione per cui vi state candidando e mostrare ai reclutatori di avere una miscela perfetta. Se affermano che preferirebbero 2 anni di esperienza lavorativa e tutto ciò che avete è un'istruzione formale e 1 anno di esperienza lavorativa, è tempo di essere creativi nel modo in cui mettete in risalto le vostre capacità ed esperienza sul curriculum. Se ritenete che il vostro curriculum sia carente rispetto a ciò che sta cercando il reclutatore, è il momento di prendere in considerazione l'idea di ottenere una formazione aggiuntiva. Potreste non volere o non avere il tempo e i soldi per tornare a scuola a tempo pieno. Invece, seguire un corso serale, un corso online o persino imparare una nuova abilità da soli è un ottimo modo per rinforzare il vostro curriculum. Ci sono una serie di abilità complesse che possono aiutarvi a essere assunti per lavorare su una nave da crociera. Alcune delle più importanti di queste abilità sono le capacità del servizio al cliente, le capacità di vendita e le competenze informatiche. Evidenziate al reclutatore che avete queste abilità ricercate e avete una conoscenza specifica richiesta in base alla descrizione di quella specifica posizione. Inoltre, la descrizione del lavoro potrebbe non essere così descrittiva. Potrebbe essere necessario decifrare le abilità aggiuntive che secondo voi servono per svolgere quel determinato lavoro. Ad esempio, una descrizione del lavoro come assistente cameriere può descrivere la posizione solo come pulire ed apparecchiare i tavoli o servire gli ospiti. Per essere più specifici, un curriculum per questa posizione potrebbe anche menzionare abilità come esperienza nella fornitura del servizio silver o conoscenza dell'abbinamento del vino con le bevande. Ciò dimostra al reclutatore che avete capito davvero di cosa si tratta. I candidati per i lavori da crociera dovrebbero prendere in considerazione l'idea di ricevere una formazione aggiuntiva per sviluppare le loro abilità. Molti corsi sono disponibili presso le università come parte della formazione continua o a programmi di sviluppo personale e professionale. Alcuni possono anche essere completati in un solo giorno. Ecco un elenco di hard skills e dei potenziali corsi che potreste leccare in un curriculum rilevante per fare la domanda su un posto di lavoro sulle navi da crociera. Competenze del servizio al cliente, gestire la formazione di clienti difficili, assistenza al cliente al dettaglio, abilità di vendita, superare le sfide di vendita, competenze di vendita come formazione di upsells and cross sales. Capacità di gestione nel senso della gestione del tempo, capacità di risoluzione efficace dei problemi, capacità di presentazione aziendale come le competenze informatiche di cui abbiamo discusso, Word, Excel, PowerPoint, formazione POS, Silver Service Training, certificazione bartendering, addestramento responsabile al servizio alcol, corso di abbinamento cibo e vino, classi di certificato di vino, corso di igiene, corso sulla manipolazione sicura degli alimenti, corso di tecnico audio suono e lingue aggiuntive. Usate i vostri hobby per ottenere il lavoro dei vostri sogni. Potreste guardare ad un percorso di carriera completamente nuovo rispetto a quello che vi ha portato dove siete oggi. Non è raro trovare alcuni dipendenti di navi da crociera che potrebbero aver iniziato nel mondo aziendale, ma hanno invece deciso di lavorare in mare. Convertire un hobby in una carriera è solo questione di costruire il vostro curriculum in modo che rifletta il vostro hobby come lavoro. Potreste avere una passione per la fotografia e siete abbastanza bravi. Mescolate questo con un talento per le vendite e avrete un fotografo ideale per le navi da crociera. Lo stesso vale per quella persona che potrebbe aver raggiunto un alto livello come subacqueo PADI. Ottenendo la certificazione PADI Diving Instructor, troverà la posizione dedicata sulle navi da crociera. Un altro esempio
è il cupcake supervisor con Royal Caribbean. Chi avrebbe mai pensato che l'abilità di decorare i cupcakes insieme ai pasticcini, insieme alla capacità di gestione delle vendite, sarebbe la base per un lavoro in crociera? Oppure, se hai una passione per i prodotti Mac e Apple, c'è un lavoro per te nella Celebrity Cruise come al Lounge Macologist. E fino a qui il video di oggi. Se avete dei commenti o volete lasciare un'opinione, fatelo in tutta libertà. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!